Bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi per un vlog che è dedicato a un grande della musica italiana che ha scritto tantissime canzoni importanti ed è stato lui stesso protagonista della musica italiana, specialmente negli anni 60. E sto parlando del grande Gianni Meccia. Allora, la sua scomparsa è stata praticamente un mistero per tanti mesi ed è venuta fuori soltanto quando Ugo Caruso ha messo un post su Facebook e ha annunciato appunto la morte di Gianni Meccia. Al momento in cui l'ha annunciata, in realtà era già accaduta da diverso tempo, perché Gianni Meccia è morto il 9 aprile del 2024 e non poche settimane fa. La famiglia ha preferito mantenere molto riserbo intorno a questo avvenimento e quindi non ha voluto divulgare la notizia inizialmente. I mass media non l'hanno raccontata e quindi noi siamo qua invece in realtà per omaggiare un grande artista della musica italiana che ha scritto tante cose importanti anche per altri artisti e ve lo racconterò ricordandolo nella sua storia. Io vi auguro quindi la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Sette rinoceronti disarmato affronterò, sette leoni a schiaffi, pugni e calci prenderò. Gianni Meccia è nato a Ferrara il 2 giugno del 1931, ha iniziato la sua carriera a 20 anni, si è trasferito a Roma per intraprendere l'attività di attore inizialmente. Poi comincia a esibirsi nei locali della capitale cantando alcune canzoni di sua composizione e nel 1954 riesce anche a fare un'apparizione estemporanea in una trasmissione televisiva che era Primo Applauso. Pissi pissi bau bau, Durante il periodo in cui è a Roma e si esibisce in vari locali di Roma, conosce Franco Migliacci, con il quale avrà in seguito anche l'occasione di collaborare, ed è proprio Migliacci che riesce a procurargli un'audizione presso l'RCA Italia. Durante questo provino, in cui esegue alcune delle sue canzoni, caratterizzate da testi un po' humor e un po' surreali, le canzoni che canterà in questo provino saranno Odio tutte le vecchie signore, Il tarlo, Anche le guardie possono perdere l'equilibrio. Viene ascoltato per caso da Mario Riva, che decide di chiamarlo come ospite al programma Il musichiere. Odio tutte le vecchie signore, ma io mi ribello e vi pesto un cane. La sua esibizione al musichiere come ospite farà veramente scalpore. Lui canterà con la chitarra, perciò in versione acustica, la canzone Odio tutte le vecchie signore, che poi inciderà qualche anno più tardi. Nello stesso anno l'RCA gli propone un contratto e inizia a incidere i primi 45 giri per la etichetta Camden, che era la piccoletta dell'RCA. Per lui verrà coniato per la prima volta in Italia il termine di cantautore. Nel frattempo una sua canzone verrà incisa da Domenico Modugno e la canzone in questione si chiama Non restare fra gli angeli, dove Meccia scriverà il testo. Non restare fra gli angeli. Il primo singolo di Gianni Meccia sarà Jasmine, che passerà inosservato poco più. Il successo in realtà arriva col secondo, 45 giri, che lui lancerà e sarà Il barattolo, canzone arrangiata per lui da Ennio Morricone, che ha l'idea di inserire il rumore di un barattolo che rotola, cosa molto innovativa all'epoca, eh. Rotola, rotola. Il successo è replicato anche dal singolo successivo che è Pissi Pissi Bao Bao e alla fine dell'anno uscirà Il pullover. Il pullover che m'hai dato tu. Nello stesso periodo riscuote un grande successo come autore e infatti scriverà per Mina Folle Banderuola. Il debutto al Festival di Sanremo per Gianni Meccia avverrà nel 1961. La canzone che presenta è Patatina, scritta con Franco Migliacci e cantata in coppia con Vilma De Angelis. Patatina come te. Nello stesso anno il brano Io lavoro partecipa al film Musicarello Io bacio, tu baci. Io lavoro, sì lavoro e son contento. Il più grande successo di Gianni Meccia come autore sarà comunque Il mondo, canzone scritta per il testo con Jimmy Fontana, che
che la incide e diventa un successo mondiale. Nel 1967 partecipa come autore al Festival di Sanremo, scriverà Ma piano per non svegliarmi, che poi sarà cantata da Nico Fidenco e Cher. Questa canzone non arriverà in finale al Festival di Sanremo, ma pochi mesi dopo verrà inclusa anche nel primo album dei Nomadi. Ho fatto un sogno molto strano. Sempre nel 1967 Gianni Meccia partecipa al Festival di Napoli. Nel corso della sua carriera si è anche dedicato al cinema e ha composto molte colonne sonore. Negli anni 70 deciderà di diventare discografico e fonderà una casa discografica storica della musica italiana, e cioè la Pool. Lo farà insieme a Bruno Zambrini. L'etichetta in questione lancerà I Cugini di Campagna. Nella sua carriera è stato anche autore di molte sigle TV di cartoni animati, in particolare si ricorda la canzone di Charlotte. Gianni Meccia è stato un cantautore, un paroliere, un compositore, un produttore discografico italiano. È scomparso il 9 aprile del 2024. Odio tutte le vecchie signore, non posso vedere le vecchie signore, giratemi al largo altrimenti mi metto a gridare. Vi odio!